Buongiorno a te, nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano. Noi stiamo finendo, concludendo il mese di gennaio, oggi è il 31 di gennaio del 2022 e noi stiamo leggendo la parola di Dio. Ti invito questa settimana, da lunedì al venerdì, sempre a mezzogiorno, sempre su questo canale, a leggere la parola di Dio insieme a me. Noi stiamo leggendo il libro dei Proverbi e quest'oggi noi leggeremo due capitoli, i Proverbi capitolo 13 e capitolo 14, parola del nostro Signore. Il figlio saggio ascolta l'istruzione di suo padre, ma il beffardo non ascolta rimproveri. Per il frutto delle sue labbra uno gode del bene, ma il desiderio dei perfidi è la violenza. Chi sorveglia la sua bocca preserva la propria vita, chi apre troppo le labbra va incontro alla rovina. Il pigro desidera e non ha nulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. Il giusto odia la menzogna, ma l'empio getta sugli altri discredito e vergogna. La giustizia protegge chi cammina nell'integrità, ma l'impietà abbatte il peccatore. C'è chi è ricco e non ha nulla, e c'è chi fa il povero e ha grandi beni. La ricchezza di un uomo serve come riscatto della sua vita, ma il povero non ode mai minacce. La luce dei giusti è gaia, ma la lampada degli empi si spegne. Dall'orgoglio non viene che contesa, ma la saggezza con chi dà retta ai consigli. La ricchezza male acquistata va diminuendo, ma chi accumula a poco l'aumenta. La speranza insoddisfatta fa languire il cuore, ma il desiderio realizzato è un albero di vita. Chi disprezza la parola si costituisce di fronte a essa debitore, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. L'insegnamento del saggio è una fonte di vita per schivare le insidie della morte. Buon senno procura favore, ma la via dei perfidi è senza fine. Ogni uomo accorto agisce con conoscenza, ma l'insensato fa sfoggio di follia. Il messaggero malvagio cade in sciagure, ma l'ambasciatore fedele porta guarigione. Miseria e vergogna a chi rifiuta la correzione, ma chi dà retta alla riprensione è onorato. Il desiderio adempiuto è dolce all'anima, ma agli insensati fa orrore evitare il male. Chi va con i saggi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Il male perseguita i peccatori, ma il giusto è ricompensato con il bene. L'uomo buono lascia un'eredità ai figli dei suoi figli, ma la ricchezza del peccatore è riservata al giusto. Il campo lavorato dal povero dà cibo in abbondanza, ma c'è chi perisce per mancanza di equità. Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Il giusto ha di che mangiare a sazietà, ma il ventre degli empi manca di cibo. Parola di Dio, capitolo 14 di Proverbi. La donna saggia costruisce la sua casa, ma la stolta la batte con le proprie mani. Chi cammina nella rettitudine teme il Signore, ma chi è traviato nelle sue vie lo disprezza. La bocca dello stolto germoglia la superbia, ma le labbra dei saggi sono la loro custodia. Dove mancano i bue, è vuoto il granaio, ma l'abbondanza della raccolta sta nella forza del bue. Il testimone fedele non mente, ma il testimone falso spaccia menzogna. Il beffardo cerca la saggezza e non la trova, ma per l'uomo intelligente la scienza è cosa facile. Vattene lontano dallo stolto, sulle sue labbra certo non hai trovato scienza. La saggezza dell'uomo accorto sta nel discernere la propria strada, ma la follia degli stolti non è che inganno. Gli insensati si burlano del peccato,
ma il favore del Signore sta fra gli uomini retti. Il cuore conosce la propria amarezza e la sua gioia non partecipa uno strano. La casa degli empi sarà distrutta, ma la tenda degli uomini retti fiorirà. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Anche ridendo il cuore può essere triste e la gioia può finire in dolore. Lo sviato di cuore avrà la ricompensa del suo modo di vivere e l'uomo dà bene quella delle opere sue. L'ingenuo crede a tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente fa attenzione ai suoi passi. Il saggio teme ed evita il male, ma lo stolto è arrogante e presuntuoso. Chi è pronto all'ira commette follie e l'uomo pieno di malizia diventa odioso. Gli sciocchi ereditano la stoltezza, ma i prudenti si incoronano di scienza. Versetto 19, capitolo 14 di Proverbi. I malvagi si inchinano davanti ai buoni e gli empi alle porte dei giusti. Il povero è odiato anche dal suo compagno, ma gli amici del ricco sono molti. Chi disprezza il prossimo pecca, ma beato chi ha pietà dei miseri. Quelli che meditano il male non sono forse traviati, ma quelli che meditano il bene trovano grazia e fedeltà. In ogni fatica c'è profitto, ma il chiacchierare procura la miseria. La corona dei saggi è la loro ricchezza, ma la follia degli stolti non è che follia. Il testimone veritiero salva delle persone, ma spaccia menzogne il falso testimone. C'è grande sicurezza nel timore del Signore. Egli sarà un rifugio per i figli di chi lo teme. Il timore del Signore è fonte di vita e la fa evitare le insidie della morte. La moltitudine del popolo è la gloria del re, ma la scarsezza dei sudditi è la rovina del principe. Chi è lento all'ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia. Un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Chi opprime il povero offende colui che l'ha fatto, ma chi ha pietà del bisognoso lo onora. L'empio è travolto dalla sua sventura, ma il giusto spera anche nella morte. La saggezza riposa nel cuore dell'uomo intelligente, ma in mezzo agli stolti deve essere resa manifesta. La giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. Il favore del re è per il servo prudente, ma la sua ira è per chi lo offende. Parola del Signore. Noi abbiamo letto ancora una volta la parola di Dio. Io ti do l'appuntamento per domani, se il Signore così vorrà, e quindi ti do un forte abbraccio, un santo bacio in Cristo Gesù, che tu possa meditare e rimanere amando sempre il Signore, credendo alla sua parola, amando il Signore ogni giorno, perché Lui possa continuare a trasformare la nostra vita, nel nome di Gesù. Dio ti benedica. Leggiamo la Bibbia insieme.